Ragazzi, un nuovo video, questo ve l'avevo anticipato su Instagram e credo possa risultare uno dei video più interessanti su questo canale, nonché uno dei video più ricco di spunti per voi da trarre. Partiamo col parlare con il metodo FDFS di Eric Broser e in realtà voglio che sia uno spunto di base perché non tanto perché il metodo mi piaccia di per sé, perché poi da un punto di vista pratico non posso dirmi un sostenitore, però rappresenta quello che è, secondo me, il canovaccio di base secondo il quale strutturare le sessioni di allenamento in generale per quanto riguarda il bodybuilding, o perlomeno il canovaccio di base che io da diversi mesi, se non forse anni, a questa parte sto utilizzando e con cui mi trovo molto molto bene. Ma di nuovo si parla sempre di substrato, poi si possono fare tante finezze e si può impostare l'allenamento in maniera diversa, però diciamo che possiamo partire da qua. Ora, cerchiamo di andare nel vivo della questione e di riflettere assieme sul concetto alla base di questo metodo. Allora, innanzitutto FDFS sta per Fiber Damage Fiber Saturation, quindi un metodo che si basa sul danno delle fibre e la saturazione delle stesse. Allora, sostanzialmente Broser parte da una periodizzazione identificata con il Power Rep Range Shock, ossia 3 settimane dedicate al power, agli esercizi su rep range diciamo più bassi, 3 settimane dedicate al rep range, quindi un lavoro sul rep range molto più ampi, quindi dall'8-10 fino al 12-15, e un'ultima 3 settimane dedicata allo shock, quindi l'inserimento di diverse tecniche di intensità, che è un modello di periodizzazione che è stata proposta. Sulla base nello specifico dell'analisi di quelli che sono i meccanismi di adattamento, nasce e si evolve da questo diciamo, metodo embrionale, l'FDFS, ossia un metodo che si basa sul dare una prima stimolazione diciamo meccanica, ricercando un massimo, un quanto più ampio danno muscolare proprio sul tessuto, e successivamente, in una seconda parte dell'allenamento, ricercare invece la massima saturazione delle fibre, quindi sostanzialmente creare quanto più pump possibile. Il metodo è interessante perché in realtà è una stesura, un'identificazione, al di là di quello che poi è l'applicativo pratico di Broser. In realtà il concetto del substrato è quello che è comune più o meno a tutti i metodi di allenamento che sono nati, quasi tutti i metodi di allenamento che sono nati in seguito all'heavy duty. Parlavo con un'intervista con Sachev che diceva che logicamente lui stesso partì dall'heavy duty come metodologia, e difatti il Sargent tutti lo identificano con il Giant Set, ma i Giant Set sono soltanto una parte di quella che è la metodologia di allenamento sua, che parte proprio dall'iniziare con una fase diciamo ad alta intensità sul compound, cercando un sovraccarico, quindi anche una certa intensità non soltanto in termini di effort, ma un'intensità anche a livello di carico su dei compound e multiarticolari, e poi successivamente inserire questa parte di Giant Set. E il pensiero di Sargent è stato proprio di aggiungere a questa stimolazione ipertrofica derivante dall'intensità, dall'effort, anche una seconda parte diciamo input anabolico puro, ossia cercare di saturare per l'appunto le fibre muscolari con quanto più glicogeno, nutrienti, acqua anche, quindi quanto più anabolismo, input anabolici possibile. E da qua un po' tutti i metodi, o gran parte dei metodi che nascono, pensate anche all'FST7 di Rambod, che prevede una prima parte un po' più meccanica, peraltro Rambod lavora sia a alto volume sia a low volume, quindi si avvicina un po' in questo caso all'heavy duty, e una seconda parte che sono appunto le famose 7 serie di pompaggio estremo. Pensate anche un applicativo di quello che può essere l'SST di Tour, soprattutto nelle ultime serie più lunghe e lattacide. Tour lavora anche molto spesso con esercizi diversi, ci sono di video con Vuluard in cui di fatto quasi sta facendo un giant set alla Sarchev, quindi insomma ci sono applicativi molto interessanti, ma anche molti trainers attuali, come può essere Joe Bennett e via discorrendo, lavorano proprio su questa parte un po' più meccanica, e successivamente questo strascico metabolico che quasi non viene considerato nel conteggio del volume, quindi del volume totale di allenamento. Quindi fiber damage, fiber saturation, quindi da una parte ricerco un massimo danno muscolare, dalla parte una massima saturazione. Perché questo, quali sono un po' i concetti alla base? Allora, il primo discorso è quello di partire da quelli che sono i meccanismi di adattamento ipertrofici, quindi sappiamo essere la tensione meccanica, il danno muscolare e lo stress metabolico. Ora, di default quello che possiamo dire è che non in tutti i distretti abbiamo la capacità di sollecitare in maniera massiccia tutti questi 3 meccanismi, però per quanto lo stress metabolico sia direttamente correlato anche a un po' il pump, e poi
questa sensazione di saturazione muscolare che può essere, diciamo, alla fine ricondotta e sollecitata in quasi tutti gli stretti. Magari avremo un po' più di difficoltà sul dorso nel caso in cui non lo attiviamo bene, ma anche in quel caso si può fare. Il danno muscolare anche in questo caso è un po' difficile da sollecitare sugli stretti che abbiamo difficoltà ad attivare, quindi anche in questo caso, nello specifico nel dorso, rematori pesanti, stacchi pesanti non su tutte le persone vanno bene, perché se non abbiamo una buona capacità di isolare il gran dorsale, allora sicuramente non riusciamo ad attivarlo bene. Però la tensione meccanica, per esempio, è un meccanismo di adattamento che viene sollecitato facilmente in tutti gli stretti. Ora, sostanzialmente, per andare a massimizzare i primi due, quindi il danno muscolare e la tensione meccanica, dobbiamo basarci su alcuni concetti esecutori. Ossia, innanzitutto cercare di direzionare al massimo il lavoro sul distretto target. Questa è un po' la base, perché logicamente non vogliamo disperdere energie e vogliamo anche evitare che nel momento in cui abbiamo un forte accumulo di fatica altri distretti entrino in gioco per dare una mano. Quindi io voglio che nel momento in cui vado ad accumulare fatica, allora vado a veicolare al massimo tutte le energie sul distretto target. Questo è un primo punto importante, quindi la massima forma. Da una parte anche una certa ricerca del carico, che però di nuovo deve essere fatta su distretti che riusciamo ad attivare bene, quindi andare a lavorare sul rep range più o meno bassi, che può per dire un 6-8 RM, un 8-10 RM, allora è sicuramente un modo per massimizzare da una parte il danno muscolare e dall'altra la tensione meccanica. Se vogliamo dare molto effort al danno muscolare, quindi puntarci particolarmente alla ripetizione con un'eccentrica un po' più lenta, con fasi di massimo allungamento, quindi di stretch muscolare, sono sicuramente indicate e sensate. Questo si basa anche un po' sul tempo di esecuzione e la scelta degli esercizi, ma soprattutto per andare a creare tantissima tensione da una parte e tanto danno muscolare, l'intensità, l'effort dell'esecuzione, della conduzione della serie deve essere molto molto alto, il che vuol dire che d'altro canto voglio e devo necessariamente ridurre il volume in questa prima fase di allenamento. Perché prima fase? Perché logicamente io è quando sono più fresco, riesco a spremermi meglio, che voglio inserire una fase così tassante da un punto di vista sia neurale che in generale di sforzo fisico. Quindi una prima fase dell'allenamento la dedicherò a questo. E questo di nuovo è un substrato comune di quasi tutti i metodi, di nuovo pensate anche semplicemente all'outfield. Quindi le sessioni di allenamento che ho impostato per me, per i nostri ragazzi e tutto, nell'ultimo periodo si basano proprio su questo, sull'iniziare ricercando un lavoro su multiarticolari, una progressione che può essere sull'esercizio madre, come per esempio abbiamo impostato su Zeus, o su più esercizi, come per esempio abbiamo fatto su Kratos, i nostri programmi di allenamento. Dicevo, andare ad impostare una fase in cui ci concentriamo sullo spremerci al massimo da questo punto di vista, quindi dicevo ricercare un sovraccarico progressivo su determinati distretti, sul rep range anche piuttosto bassi. Quello che piace fare a me è mantenere un tempo di eccentrica abbastanza lento, quindi parlo di 2-3 secondi di eccentrica contati, quindi i 3 secondi sono 0, 1, 2, 3, non 1, 2, 3. E questo anche per avere un punto di riferimento per progredire, nel senso che una delle tendenze è che magari la prima settimana faccio un'eccentrica abbastanza lenta, poi l'ultima settimana sballo il peso pur di aumentare il carico. Quindi cerco di inserire un'eccentrica lenta, una sosta in massimo allungamento e una sosta in massimo accorciamento, in modo da identificare bene i due tratti estremi di active ROM, quindi movimento preciso, ricerca del sovraccarico, arrivo a lavorare anche su un 5 RM, perché di nuovo ricordiamoci sempre che un'eccentrica lenta vuol dire che di fatto questo 5 RM magari sarà un 6-7 RM con un'esecuzione un po' più ritmata, però cerco di creare tanto stress, intensità elevata, quindi mi spingo anche oltre al cedimento tecnico, quindi cerco di colorare con delle tecniche di intensità che varieranno in base al distretto muscolare. Quindi per esempio sul petto mi piace lavorare molto con i rest pose, sulle gambe preferisco, ahimè, inserire dei drop set che sono molto molto brutali, così anche per il dorso rispetto a un rest pose. Quindi insomma delle tecniche per colorare ovviamente ponderate in base a quelle che sono le mie capacità di recupero. E di nuovo in questa prima fase il volume viene inserito e vado ad inserirlo per evitare un sovrallenamento, quindi logicamente deve essere ponderato in base a quello che effettivamente riesco a recuperare. Ricerca di compound, di esercizi che mi permettono di caricare tanto, comunque esercizi che di nuovo caricare tanto però mantenendo la massima attivazione muscolare, quindi non ricerco l'isolamento ma logicamente ricerco la massima attivazione possibile del distretto. E
il numero di serie può essere variabile. Ho fatto un video relativo al volume che è uscito poco tempo fa, quindi faccio riferimento a quello per la scelta del volume. Ok, a questo punto, nella mia prima fase di allenamento, quello che mi sono portato a casa, che mi sarò portato a casa, è tanto danno muscolare, tanta tensione meccanica, perché da una parte ho creato tante micro lesioni, vuoi per delle fasi di stretch un po' più estremo, vuoi per un'eccentrica netta, vuoi soprattutto per i carichi sollevati, ma d'altro canto ho creato tanta tensione meccanica perché mi sarò spinto al cedimento, quindi le ultime ripetizioni, quelle che ci metto un'eternità a chiudere, continuo a spingere perché so che riuscirò a chiuderle e continuo imperterrito, alla fine riesco a chiuderle. Ecco, questa eccentrica così rallentata, per forza di cose, perché non riesco ad andare più veloce, va ad attivare tutti i meccanorecettori muscolari che impazziscono e segnalano al corpo una necessità impellente, che è quella di adattamento ipertrofico. Quindi in questa prima fase dell'allenamento ho gettato le basi, ho fatto il grosso del lavoro, diciamo anche l'80-90% del lavoro, e ho dato un input anabolico molto molto importante al corpo. Ecco, da qui, arrivato a questo punto, intervengo con la seconda parte dell'allenamento, una seconda parte che è più rivolta al pompaggio e alla saturazione delle fibre muscolari. Cosa vuol dire questo? Allora, partiamo dal presupposto che da una parte una prima esigenza che ho e una prima volontà che ho è quello di far intervenire il terzo meccanismo di adattamento, ossia io voglio sollecitare e avere una risposta ipertrofica quanto più ampia possibile, quindi logicamente avrà senso cercare di creare anche tanto stress metabolico, perché ho attivato due meccanismi, il corpo già si rende conto, cavolo, qua mi devo adattare, allora a questo punto gliene mando addirittura un terzo, quindi sollecito tutta una serie di esigenze appunto del corpo, gli faccio presente determinate esigenze e la risposta ipertrofica sarà maggiore. Quindi perché non privarci di un ottimo stress metabolico? D'altra parte, lo stress metabolico presenta diversi vantaggi, o meglio, il pompaggio muscolare presenta diversi vantaggi. Il primo vantaggio è quello, logicamente, di creare un clima anabolico a livello della cellula muscolare. Un clima anabolico rivolto non semplicemente a un discorso di stimolazione ipertrofica pura, ma anche di stimolazione di un corretto recupero muscolare. Quindi voglio riempire il tessuto muscolare di glucosio, nello specifico glicogeno, di amminoacidi, di sali, di determinati amminoacidi non soltanto strutturali ma specifici, come ad esempio la creatina, che favoriscono il recupero, e soprattutto la determinante principale è quella dell'acqua. Ricordate sempre, una cellula idratata è una cellula anabolica, quindi partiamo tutto, facciamo partire il discorso da un discorso di idratazione. Benissimo. Logicamente, arricchire il tessuto muscolare di tutti questi elementi ci fornisce anche un vantaggio nel recupero, nel senso che quando smettiamo di allenarci, il muscolo è già pronto a iniziare tutti i processi di sovracompensazione, riparazione, non soltanto quindi un discorso di recupero energetico, ma anche un discorso di recupero strutturale, e quindi velocizziamo il recupero. E faccio riferimento al video che ho fatto sulla frequenza di allenamento e sulle recovery capabilities, su quanto è importante il recupero muscolare. Ora, un altro discorso che però va preso molto con le molle, perché è un discorso che in parte si avvicina a quello che è che sono alcuni metodi di allenamento, alcune pratiche utilizzate ultimamente, però da un punto di vista scientifico non mi risulta ci siano delle evidenze spaccate, ma si tratta sempre di ipotesi, quindi quello che sto per dire prendetelo molto con le pinze. Dal Doc Rep da Parrillo in realtà in poi è stato inserito questo elemento di stretch fasciale, ossia il tentativo di strecciare, aumentare le dimensioni, diciamo anche slabbrare, per un termine molto molto brutto, la fascia muscolare, che viene identificata in questo senso come se fosse un elemento costrittivo del tessuto. In altre parole, io dico, se riesco a strecciare, allentare, se vogliamo, la fascia, allora il mio muscolo è un po' più libero di crescere. Quindi diciamo che ci sono due importanti approcci di stretch fasciale, ossia uno stretch esterno, che è quello appunto di Trudell, quindi del Dog Rep, inserito poi nel Fortitude Training, nel Mountain Dog Training, e tra parentesi al seminario del 2-3 maggio John ce ne darà dimostrazione pratica, che è un discorso di stretch esterno in cui vado semplicemente a strecciare, il cosiddetto stretch forzato, il tessuto muscolare. Si è visto causare ipertrofia, questo per certo, perché comunque crea ulteriore danno, si è visto in alcuni studi, ma anche questo per prendere con le pinze, creare iperplasia, e diciamo che il concetto è proprio questo di allentare la fascia. C'è un secondo modo, che è quello utilizzato e professato da Rambod, che è quello di stretch interno, ossia vado a pompare così tanto il muscolo che
permetto sostanzialmente il muscolo a spingere sulla fascia, la fascia pian piano si allenta. E anche questo, se ci pensate, può aver senso. Immaginate un palloncino, io logicamente spingo dall'interno e la membrana del palloncino, la pelle del palloncino va pian piano a tendersi e allentarsi. Benissimo, questo è il concetto di base. Diciamo che non ci sono evidenze scientifiche, però visto che queste pratiche di stretch interno e esterno, come abbiamo visto, portano comunque a un adattamento ipertrofico di altre vie indipendentemente dalla fascia, tanto vale inserirle, no? Quindi quello che vado a fare io all'atto pratico in questa fase di saturazione muscolare è quello di prima di tutto creare tanto pump. Ora, il pump potete crearlo in tanti modi. Quello che preferisco io è comunque avere un substrato di carico abbastanza importante, quindi pompaggio sulle 30-40 ripetizioni, che per esempio sono quelle suggerite nell'FDFS. Io sinceramente non lo amo, preferisco cercare di magari arrivare anche a 30-40 ripetizioni, ma per esempio il respose, utilizzando comunque minimo un 20 RM, poi dipende dal distretto muscolare, però per esempio sul petto preferisco ragionare su un 20 RM o qualcosa del genere. Il tempo di esecuzione è diverso, non vado più a dare enfasi in eccentrica, ma c'è un tempo abbastanza ritmato parallelo, al massimo un'enfasi in massimo accorciamento se posso, quindi si pensi a delle croci, vado a fare un'enfasi in squeeze, in questo modo di nuovo creo tanto effetto pompaggio. Di media le serie possono essere tante o poche, normalmente possono essere tante con poco recupero, quindi si menziona 8x8 di gironda, le serie a recupero variabile di tour, quindi l'8 per max con 45, 30, 15, 5, 5, 15, 45 secondi di recupero, si pensa alla FST7 che prevede 30 secondi di recupero con un carico abbastanza importante. Quindi diciamo sono tutte metodologie in cui sostanzialmente voglio ricercare un pompaggio veramente veramente importante. Ottenuto il pompaggio, concludo il mio allenamento con uno stretch di fascia di 60-90 secondi, quindi stretch interno innanzitutto e poi stretch esterno, e poi lo stretch tra parentesi di fascia deve essere doloroso in maniera logica, quindi non da deficienti che vi strappate un muscolo, però deve essere comunque doloroso. E in ultimo, e tra parentesi deve essere fatto soltanto alla fine, quando il distretto, non soltanto a livello muscolare ma soprattutto tendineo e legamentoso, è pronto. E dicevo, l'ultima cosa è una contrazione forzata con una posizione di squeeze per 20-30 secondi, sia per far ritornare il muscolo alle dimensioni originali, perché sennò rimane una posizione di stretch, di allungamento, quindi voglio favorire il recupero, quindi stretch estremo e poi di nuovo da compattarlo, più o meno quello torna dove deve stare, questo favorisce il processo di recupero, sia anche di nuovo per creare un forte pump e congestionamento sul distretto. Quindi questo è più o meno un modello, poi logicamente potete fare senza squeeze finale, potete farlo senza stretch, insomma, però il discorso è quello di trovare un modo per andare a saturare le fibre muscolari. Ora, una volta ottenuta questa saturazione delle fibre, c'è un'altra esigenza che mi si pone davanti, ossia di permettere un quanto più immediato recupero muscolare. Ora, il discorso principale che ci può essere, diciamo, da ostacolo nel recupero muscolare è quello principalmente della cortisolemia, nel senso che nel mio allenamento ho probabilmente elevato i livelli di cortisolo. Il cortisolo è un ormone iperglicemizzante che porta a una difficile gestione dei nutrienti, in particolare dei carboidrati, e non solo. Sto anche in un sistema nervoso ortosimpatico, avrò dei processi di assimilazione e digestione molto più rallentati, quindi proprio perché tendenzialmente in ortosimpatico il sangue viene defluito alle estremità, quindi avremo difficoltà di gestione, insomma sono in un processo in cui andare a piombarsi subito a mangiare il post-workout può non essere un'ottima soluzione. Quindi quello che mi serve a me è di, tra virgolette, rilassarmi. Ora, per questa fase specifica io quello che vado ad inserire, molti fanno meditazione, io semplicemente vado ad inserire un 10-20 minuti di camminata tranquilla sul tappeto, magari mi vedo un podcast, mi vedo un video, leggo qualcosa su qualche forum, insomma mi distraggo, mi calmo, i livelli di cortisolo si abbassano, sto più tranquillo, faccio girare il sangue, eccetera, e il muscolo torna alle sue dimensioni originarie, quindi di per sé ha già ben recuperato. Un attimo parleremo anche di integrazione, dell'intra, pre-intra e post-workout, quindi logicamente mi trovo nelle condizioni perfette per poter recuperare. Ora, un'altra cosa che vado, e in questo caso faccio il post-workout, che quindi sarà più o meno mezz'oretta dopo l'allenamento.
Un'altra cosa che vado a inserire per favorire questo processo di abbassamento del cortisolo è l'integrazione di ashwagandha e dimezim. Sostanzialmente molto più l'ashwagandha, che mi permette, ha proprio questo effetto di diminuzione del cortisolo e quindi mi permette di shiftare, insieme anche al dimezim che ha una diminuzione dello stress, dell'ansia, mi permette di shiftare più velocemente in parasimpatico, che è quello che è insomma, la mia intenzione per poter poi avviare subito processi di recupero e recuperare e assimilare tutto quanto al meglio. Ora, logicamente, quando vado a fare questo discorso sia prestativo in generale nella prima fase di fiber damage, ma soprattutto nella fase di saturazione muscolare, una componente fondamentale è quella di integrazione nel pre e nell'intra workout, che è di fatti un elemento che di cui si parla ormai da decenni e ci stiamo accorgendo sempre di più della sua importanza. Ora, quello che riguarda innanzitutto il pre-workout, un pre-workout solido, tranquillamente io personalmente prendo la crema di riso, possibilmente con del sale in aggiunta perché i processi di assimilazione del glucosio sono sodio dipendenti, quindi io inserisco più o meno, faccio 100 grammi di crema di riso, può essere un esempio, con 2 grammi di sale che bilanciano, per quanto possa essere dolce la pietanza, però vi assicuro bilanciano il sapore, quindi ai più scettici dico di provare. Dolcificate, inserite delle proteine in polvere, questo 90 minuti prima dell'allenamento. Ora, non saranno di certo questi carboidrati a stare subito in circolo, disponibili per il muscolo e tutto il resto, perché comunque i tempi di assimilazione e di emissione del torrente ematico sono abbastanza lenti, non sono, diciamo, velocissimi, però la crema di riso è facilmente digeribile, ma vedete anche tutto in un contesto di intake giornaliero, insomma, se state in deficit spinto, e sicuramente il discorso di saturazione muscolare non si applica molto bene, però se state in deficit spinto, non so, 100 grammi di crema di riso prima dell'allenamento che vi fanno tutta questa differenza. Ok, detto questo, da prima dell'allenamento fino all'allenamento una mia preoccupazione è quella di idratarmi, quindi sicuramente andare a bere, cercare di bere più o meno in totale un litro. Considerate che per preparare la crema di riso normalmente 500 ml si utilizzano, quindi un altro mezzo litro in quella oretta e mezza, magari per consumare un buon pre-workout che sia ricco di elementi che favoriscano il pompaggio, che può essere un'ottima soluzione da questo punto di vista, però non è strettamente necessario. Occhio all'utilizzo di caffeina, perché la caffeina ha una funzione comunque diuretica, quindi vi porterà bene o male a una forte diuresi, quindi state attenti da questo punto di vista. Ora, fondamentale è, come dicevo, l'integrazione nell'intra workout. Ora, prima di tutto, questa volta la cito per prima perché è la più importante in assoluto, l'acqua. Io consiglio di bere almeno 2 litri nell'intra workout. Ora, se avete difficoltà a bere tanto, magari perché inverno, perché sudate poco, iniziate magari mentre vi avviate in palestra a sorseggiare la vostra bevanda e finitela poco dopo, non è assolutamente un problema. Quindi sicuramente l'acqua, di nuovo il sodio, il sale, quindi per 2 litri d'acqua consiglio di inserire 2 grammi di sale, questo per favorire l'intake e l'uptake a livello muscolare di glucosio e di nuovo il glucosio, nello specifico un polimero che sia facilmente digeribile. Ora, personalmente io mi trovo molto molto bene con le ciclodestrine, le gastrodextrin. Sapete, utilizzo l'Energan che contiene per l'appunto le gastrodextrin e aggiungo il glicobol che sono ciclodestrine, perché vado a consumare un totale di 40 grammi di ciclodestrine nell'intra workout. Ho utilizzato le maltodestrine, le trovo un po' più pesanti, soprattutto perché, come vedete, io il mio intra workout lo condisco veramente veramente tanto e questa è una degli aspetti integrativi che dalla mia esperienza fa veramente la differenza, la cura della pre-workout nutrition in generale. Quindi una quarantina di grammi di ciclodestrine per persone che hanno un metabolismo molto veloce, allenamenti dispendiosi, molte masse muscolari, si può arrivare anche a 70. L'aggiunta di un pool aminocidico, ora in questo caso io utilizzo un totale con gli aminodex, quindi aminoacidi aggiunti a parte, utilizzo un totale di 20 grammi di aminoacidi, un po' stanno nell'Energan, mi sembra una decina, una quindicina di grammi, ne aggiungo una decina a parte in più, aggiungo la creatina che è comunque un ottimo GDA, favorisce il pompaggio e è un elemento anche che voglio inserire e cercare di sfruttare proprio questa saturazione muscolare per ficcarci dentro anche creatina a livello muscolare e massimizzare le scorte da una sovracompensazione di fosfocreatina. Ora, un altro elemento che vado a inserire nel pre e nell'intra workout è il glicerolo, che ha questo potere osmotico di massimizzare, sostanzialmente richiama acqua, quindi massimizza anche in questo caso il pompaggio. State molto accorti soprattutto sul dosaggio d'acqua, perché se utilizzato con poca acqua
vi fa andare al bagno diretti, quindi state attenti da questo punto di vista. Per cui diciamo sostanzialmente questo è: aggiungo dei sali se non sono presenti nel pre o nel intra workout. Nelle mie storie in evidenza potete trovare i vari stack che vado ad utilizzare, tra cui proprio il workout stack, per vedere esattamente i prodotti che vado ad inserire. E il discorso è proprio questo, cioè voglio massimizzare il pompaggio, quindi logicamente carboidrati, sale, aminoacidi, tutto qualcosa che favorisce questa saturazione delle fibre, e voglio riempirle, arricchirle il più possibile di nutrienti. Quindi l'effetto che dovreste avere alla fine, posto che abbiate un'ottima sensibilità insulinica, perché quando questa va a andare a puntare sostanzialmente non avrete più pump, quindi l'effetto che volete avere alla fine è quello di sentire proprio il muscolo pesante, cioè dovete sentirlo pieno come se fosse, vi avessero messo delle protesi, un elemento esterno, dovete sentire proprio pesante, pesante, pesante. E quando fate lo stretch dovete sentire un dolore boia, anche con uno stretch abbastanza limitato, proprio perché il muscolo è gonfio, gonfio, quindi basta allungarlo un po' per sentirlo stracciare tantissimo. Ed è un effetto logicamente bellissimo, però là vi state accorgendo che il muscolo è pieno di elementi anabolici, e posto il discorso fatto del post-workout di shiftare il parasimpatico, i processi di recupero saranno molto, molto più veloci. Quindi è in generale un po', non a caso è uno dei canovacci, appunto, che si utilizza su quasi tutti i sistemi di allenamento. Quindi vi esorto a provare, a sperimentare, perché credo che sia veramente una base, un substrato da utilizzare per quasi tutti i protocolli, da intermedi avanzati, e potete logicamente colorarlo, sbizzarrirlo con tutte tecniche, modalità, metodi diversi. Logicamente questo può essere fatto, però il concetto di base è proprio quello di lavorare su questi input anabolici e andare poi a favorire quanto più possibile il recupero muscolare. Logicamente possiamo sfruttare la finestra del post workout per inserire tanti altri carboidrati, perché comunque 40 grammi sono abbastanza pochi quelli dell'intra, quindi inserire altri carboidrati e sfruttare il fatto che il GLUT4, quindi i recettori, staranno in membrana pronti ad accoglierli, quindi ci sarà questo partizionamento strategico verso il tessuto muscolare. State molto attenti alla sensibilità insulinica e curatela nei massimi termini, perché è questa che vi garantisce questo effetto di uptake e di pompaggio muscolare, quindi via libera all'utilizzo di GDA. Io personalmente utilizzo berberina e solumin R e mi trovo molto molto bene. Quindi questo è un po' il concetto di base. Scrivete qua sotto tutti i pensieri e i ragionamenti in merito, le vostre osservazioni, sarò ben lieto di rispondere. Di nuovo, può essere un discorso molto molto interessante, quindi scrivete qua sotto, e detto questo ci vediamo al prossimo video.